Dove è andato Hugo? They fit you. Good. They belonged to my grandchildren. Oh. My name is Clairvy. I'm Amicia. And this is Hugo. Say thank you, Hugo. Thank you. Clairvy, what is happening here? The plague. So many people dead. And those still alive have... But where are your parents? At home. They're waiting for us. We're looking for a doctor. Laurentius. A doctor? Perhaps... A man did come and help at the hospice early on. The monks might be able to tell you more, but... What? They haven't been seen recently. No one goes near the church anymore. It's all we have. We must go and see. You'll die there. But no one listens to old Clary anymore, so... Anyway, I see you have a sling. You're going to need it. But it'll be no use to you in that state. Go to the backyard. You'll find some new strips of leather there. And feel free to use the workshop in the next room for your repairs. That's very kind of you. Feel free to use the tools by the workshop. Un po' strano che sta tipa se ne intenda di frombole, però va bene. Right, got the tools. I just need the leather. Okie dokie. Sembra una vecchietta tranquilla e pacifica. Anche se non dovrei mai lasciare Hugo da solo. Infatti credo che avrò bisogno di lui. Forse no, cioè devo solo prendere il cuoio dove caspita si trova. Ah, eccolo. Leather. Right, let's get to work. Come on, keep calm and concentrate. Tieni premuto per riparare. Miglioramento precedente necessario. That's much better. With the right materials, I could improve it even more. Ok. Vabbè, di sicuro è più semplice di quanto sembra. Tasca. Serve. Servono 5 di questo, 3 di questo e 1 di questo. Ok, questo serve sempre, è tipo un coso di attrezzi. E poi dice cos'altro serve. Queste le munizioni che ho, credo. Codice, what? Vabbè. Direi che possiamo andare per ora. Right. I must go and thank Clovy. Ah. So? It's a lot better. Thank you, Clovy. Thanks for everything. So that's where you lost them. Yeah. Shh. They won't survive long around here if you ask me. What on earth are you doing? Put that mallet down! Are you stupid or what? I am not stupid! Don't shout! Children,
That's enough noise! I want to see Mummy! Shut up! You're going to get us killed! Mummy will protect us! That's enough! I want to see Mummy! Mummy is dead, Hugo! You'll never see her again! Or Daddy! Amicia! You're lying! They were killed at the house! Both of them! So shut up! Lying! Lying! I hate you! Please stop! Hugo, no! Hugo, wait! Don't go out, you're mad! Beh, come profetizzato alla fine del video precedente. Hugo, come back! What's he doing? Oh no, he's going to get us killed! Hugo, please! I'm sorry! Wait! Hugo! I shouldn't have shouted! Please listen to me! No, I'm sorry! Eh, cosa? No! 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 Monsters! Leave him alone! So that's where you were. No! Wait, we just want to leave! You really? I didn't want to! Amicia! Hugo! I'm coming! C'è rimasto secco. Regà, la frombola è tosta. T'arriva una pietra scagliata così in testa. La prima persona uccisa da Amicia, e sospetto che non sarà l'ultima. Stop squirming. We're just waiting for your sister. Arrivo. Amicia! Amicia! Don't hurt You're not gonna put me He's in the... Just a child. I'm gonna start with you. Why'd you have to come here? Please! Huh? Why? Don't make me... Oh, cavolo. Davide e Golia. Davide in versione femminile. Is that how you're trying to kill me? Ah, sì. You're a slippery one. But one hit's all it takes. Just one. Devo inventarmi qualcosa. Devo attirarlo. Oh sì. Sooner or later. Lunga vita all'astuzia. Non ce la faccio a colpirlo. I know what you like. Fine. I can use that to my advantage. I'm going to show you what it's like to lose someone you love. I'm not scared of dying, you know. You took away from me the only thing I had. Amicia è morta. Ok, è stato molto brutto come è accaduto. Mi sono ritrovato con le spalle al muro. Beh, ovviamente non può combattere corpo a corpo in modo convenzionale. You're a slippery one. But one hit's all it takes. Just one. There's no escape. Sooner or later. I know what you're like. Fine. I can use that to my advantage. Do you think you can? I'm going to show you what it's like to lose someone you love. Enough. Let's get this over with.
come gli tolgo l'elmo? Ah, dietro. No. Ok, devo ancora familiarizzare questa cosa della schivata. Il fatto è che è una ragazza, quindi non ha la schivata superumana che c'è in altri giochi magari. E ci metto un po' a ricaricare, ovviamente. Sbagliato. Troppo frettoloso. I know what you're like. Fine. I can use that to my advantage. I'm not scared of dying, you know. You took away from me the only thing I had. Stammi lontano. No! Don't make me do this, please! Ah, accidenti. Ma questo non sta mai fermo. Oh, non cominciamo a offendere. Ah, ti sei stancato. E Davide vinse ancora una volta contro Golia. Amicia. You killed him. I'm coming. Whoa. Why are there candles? The candles are to show that you're thinking of someone. Oh, can I light one? If you want to. Don't burn yourself. Thank you. Beh, vogliono parlare un po' del fatto che mammina e papino sono morti. For mommy and daddy. Watch over them. It's funny. The sound here. There's an echo. Hello! Hugo, there might be people here. Oh. Non aveva mai sentito l'eco prima d'ora. Beh, sempre perché ha vissuto 4 anni rinchiuso. Forgive me for the evil I have just committed. I never... Amicia, you're really squeezing me. Sorry. Legittima difesa. Oh, a necklace. It's a rosary. What's it for? Praying. Can I use it to talk to mommy and daddy? We'll do it together. La religione è molto presente. Rosario. Fatte di materiali semplici, queste collane furono da guida per la preghiera. Estremamente diffusi, sti testimoniano l'inevitabile ruolo della religione nella società.
La religione promette ai credenti che le loro anime verranno salvate, fornisce ospedali arredati e tiene regolari processioni e celebrazioni tutto l'anno. La Chiesa inoltre dà la caccia agli eretici, condanna i profani e, in casi più seri, li scomunica, privandoli del diritto alla fede ed emarginandoli dalla società. Beh, la Chiesa ha sempre avuto un enorme potere. A barricade. Why have they done that? To stop someone from getting in or out. Che ci inventiamo adesso? Mi è sfuggito qualcosa? Hey, look! There's a broken window and a ladder! Ah. Could be our way out. Come on, get up there! I hope it doesn't break like the other one. It won't, Hugo. Trust me. Amicia, there's someone there. Perché c'è sempre qualcuno? Children, what are you doing here? Father! We need help! Leave! It's dangerous! You have no business being here! Wait! Please! It's important! We should go and talk to him. Is he the one who knows where Laurentius is? It has to be him. It has to. Oh, they've broken everything. What's going on here? Perhaps they're building bigger beds? I don't think that's it. Sempre molto ingenuo. Vabbè, non lo dico in modo offensivo, ma molto ingenuo Ugo in quanto bambino. Non è la prima volta che dice qualcosa di strano, diciamo, per le orecchie di uno un po' più cresciuto. I know that smell. Medicinal herbs. The monks must have put them in the water to purify themselves. Mother used to do the same. Beh, comunque devo un po' ricredermi sul discorso del combattimento. Cioè, quella è stata una boss fight. Salnitro. Flowers. They're so pretty. Certo, non è un, che ne so, un hack and slash, ma credo vedremo altre battaglie allora. Carnations. We had some in my herbarium, but those ones are prettier. Hugo, we have to keep moving. Wait, wait, come here. What? It will protect you, and it's pretty too. Oh, all right. Now we can go. Thank you, Hugo. You're welcome. Che carini. Regà, il gioco è appena iniziato, giuro che se finisce male mi si spezza il cuore. È chiamato anche Fiore di Dio. Ah, non lo sapevo. Alcuni attribuiscono questo soprannome alla sua bellezza, altri alla leggenda che ne fa risalire l'origine al sangue delle stigmate di Cristo o alle lacrime della Vergine Maria. È diventato così simbolo di amore, passione e dedizione. I suoi petali sembrano favorire la sudorazione per la cura delle febbri e se ne ricava un aceto per la pulizia dei buboni, contribuendo alla sua reputazione. L'erbario di Ugo c'era scritto? Sì. Se ne intende quindi il piccoletto. Credo sia andato per di là il frate. Esplorare ripaga. Il sole è ancora alto nel cielo. Father. You again. I told you to leave. Just a moment.
Just a... You have no idea. Leave while you still Please. Can. Please, someone has to help us. Do it for him at least. The Robert de Run, coat of arms. We are his children. We are looking for Laurentius, the doctor. Do you know him? Yes, yes, I know him. And I know he used to look after your family. He spoke of you. I am Father Thomas. Your presence here is not a good sign. The Inquisition. They came and they... I can imagine. But what is happening here is far worse. You must leave immediately, or you will die. Father, the villagers wanted to kill us. Oh, they're mad. They're mad. Oh, Laurentius. Laurentius. No, I cannot leave the church, but an exit. Through the crypt of the Three Saints. It may not be too late. I shall try to put you on the path to Laurentius's farm, but after that, may God watch over you. All seems calm for the moment. Come. Above all, be sure to stay in the light. Father, why are there crosses on the village doors? Is it really the plague? It started with bites during the night. Then the sickness spread. First in families, then to everyone. Fever, boils. People started dying. And when we finally found out where it came from, it was already too late. And where did it come from? We're nearly there. Brother Morel should be here. We are the last two remaining. Brother Morel. Stay here. Brother Morel. Brother? What is the matter? Father? Finalmente ci incontriamo. You can't stay close to me. They ate him, Amicia. They ate him. Where did they come from? How can there be so many of them? Wow. Oh mio Dio, come fanno? Qua devo aprire le acque tipo Mosè. Oh, arrivano a torrenti. No, assurdo. Ragazzi, non dovrei stare qui fermo come un cretino, ma voglio un po' godermi sta cosa. Hanno spolpato interamente quasi. Ma è bellissimo sto effetto. Lo so, Ugo. Hai ragione, so scemo io, hai perfettamente ragione. Protect us! They're everywhere! The light!
Eh sì che la temono, come più o meno qualsiasi animale. Ma loro in modo particolare sono terrorizzati. Quanti sono? Sì, sì, hai ragione, no? Ok, basta. It's a nightmare. We have to get back outside, Amicia. I know. Keep moving. It's a monk. The other brother. Sempre in agguato, sti cosi, pure alle spalle. We're going to have to climb up. I'll have to put the torch down. No, please. Calm down. There's a torch holder. We'll still have light. But then what? We'll find something. Wow. Adesso le cose iniziano a farsi molto interessanti. Oh. Comunque, regà, non sono semplicemente dei topi. Oddio, sono così vicini. Non sono solo dei topi portatori di peste. È chiaro che c'è qualcosa di soprannaturale, di demoniaco, oserei dire, in loro. I'll give you a hand. Right. Grazie al cielo che c'è un'altra torcia. No, non la prendiamo? Amicia, siamo fregati. Non understand why there is so fire. We need some fire. The wood will burn quickly. We have to Ok, hurry. Correre. Down, Hugo. The light will protect us, all right? All right. So that's their plague. Rats. Ah. The priest spoke of a way out through the crypt. Amicia, the three statues. The crypt of the three saints. It's the exit the father spoke of. Well, we have to find another way. Che mi invento adesso? Go on, climb up. Serve della legna. Oh. Up there, Amicia. I should be able to knock it down. Grandissima. Try not to look. We can't do anything for them now. It's horrible. I know. Come on. Che c'è qui? Ti pareva? Un oceano che squittisce. Sono fatti benissimo. Climb up. Yes. Qui siamo troppo al buio, non mi piace. D'ora in poi vorrò sempre stare tutto il tempo alla luce. Sicuramente temono anche la luce solare. Infatti credo sia più una paura proprio... per i fotoni, più che per il calore del fuoco. Discorso di cui parlavo prima. E tutti gli animali... Ma dove caspita devo andare però, Amicia? Non ci credo che qui c'è... Ah, zitti un po'. Right, we'll pass at the same time. Wow. Serve tempismo. Follow me. All right. Bisogna aspettare il momento giusto.
Hugo, calm down. La luce ha creato una barriera invisibile temporanea. Molto interessante questa meccanica. E adesso, come niente fosse, ci occupiamo della frombola. Cosa posso fare? Migliorare la corda, riduce il tempo impiegato da Amicia per uscire e caricare la fionda. Ah, ok. Grazie a uno speciale trattamento applicato alla corda, Amicia migliora l'impugnatura della fionda, rendendola così più veloce ed efficiente. Custodia morbida. Riduce il tempo necessario per raggiungere la precisione di tiro massima. Questa sarebbe utile. Tasca. Capacità massima aumentata. Oppure sacca munizioni, attrezzatura. Correre e schivare causerà meno rumore. Ah. Al momento mi interesserebbe questo potenziamento qui però. Che cavolo è successo? Sentite i violini. O forse non sono violini, comunque si tratta di un qualche strumento a corda. Scelta eccellente. But the rats, they eat meat, don't they? It might work. Sì, stavo solo notando sta cosa. Hanno avuto un'ottima intuizione, hanno fatto una scelta perfetta. Cioè, mettiti nei panni dei sviluppatori di questo gioco. C'è da creare una storia del genere. Questi ratti sono gli antagonisti, forse non quelli principali, perché c'è anche tutto sto discorso del clero, l'inquisizione, bla bla bla. Però loro sono una grossa parte del reparto antagonisti di A Plague Tale Innocence. Qual è lo strumento che meglio descrive i movimenti rapidi, così imprevedibili, frenetici di questi ratti? Che ripeto, non sono semplicemente dei ratti comuni. Strumenti a corda. Sono stati grandissimi. Andate a mangiare. Buon appetito. L'avidità sarà la mia rovina. Ok, incredibilmente no. Ovviamente nella vita reale non l'avrei mai fatto, fermarmi a prendere gli oggetti. Donna, the three saints. We're getting closer to the way out. Alright, let's be careful. Sono ovunque. No, allontanati. Cosa posso fare? Lì c'è della carne appesa. We'll be safe if we go that way. Ditemi che non possono salire qui. Don't fall. Don't fall. We won't fall. Hold my hand tight. Svelti. That torch. There's a hole in the grating. I'll lift this up. Can you get the torch? Yes. Forzuta, Amicia. It's heavy. Hugo, hurry up. Come on. Oh, no. Are you alright? Yes. Stay where you are. The ground is rotten. Amicia, how am I going to get back? We'll find a way. Don't worry. As long as you have the torch, you'll be safe. But what about you? We'll move together. That way, the light coming through the grating will protect me too. Ready? Ready. Here we go then.
Slowly. Piccola genietta, ci avevo pensato anch'io. Very good. Oh, l'ansia. Look, there's a hole. Do you want the torch? Yes, there are too many rats on my side. But where can I get through? The hole behind you. That's the only way I can see. Go through there and I'll meet you on the other side. Are you sure? Just stop if you see rats. I'll be with you very quickly. Alright, but please hurry. Molto rischioso in realtà separarci così, ma non credo ci sia altra scelta. Coraggioso però, Hugo. La luce del sole. Hugo! What's going on? Hugo, talk to me! Dov'è? Come on, come on! L'ansia. Toglietevi. Did they bite you? No, I found a ladder, but there are rats down there. I'll open a way through for you. We're going to get you down from there. Calm down, Lindsay. Oops. He's fine, you're fine. Stay focused. Amicia parla da sola per farsi forza. These quicks burn too quickly. I won't be able to keep them back long enough. Grandissimo fratellino. Ma io come torno indietro? Hugo, abbiamo un problema. Problema molto grave. Caspita. Credo che anche solo uno di questi cosi potrebbe uccidermi. Un solo morso. Oh no, no! Perché l'ho fatto? Perché? Deve essere una morte orribile. Divorata da un'infinità di morsettini. Aspetta, ricominciamo da capo. Amicia ha una mira veramente invidiabile. Esperta fromboliera. E ripeto, è la degna versione femminile di Hugo. I have to get him down here. Di Davide. Vabbè, qui sono al sicuro, vero? Sì. Ma proprio si scotta la mano quando sta finendo il bastone. Ah, sono al pieno. These twigs burn too quickly. I won't be able to keep them back long enough. So che hai qualcosa per me, ma perfect, thank you. Io poi come arrivo da te? Questo è il mio problema. Cos'è che mi sfugge? Siete affamati, perennemente voraci come poche altre cose che ho incontrato nei videogiochi. Oh, eccoti.
santo ben di Dio. Ciao. I shouldn't have left you alone. It's too risky. That's all right. Go on, climb up. Of course. Ma non sembra impaurito Hugo da tutte ste cose. I know the story. A tabard from the Crusades. Un tabarro? Ammetto la mia ignoranza. Tabarro del crociato. L'ultima grande crociata ebbe luogo più di un secolo fa e la chiesa deve fare fronte a nuove minacce. Malattie, malattia, carestia, guerra. Le calamità spingono l'umanità verso la fede. Questo bisogno di spiritualità insieme alle innumerevoli perdite umane costringono il clero a educare molti preti in tutta fretta. Tuttavia alcune persone cercheranno comunque risposte nel paganesimo, nella superstizione e nella disobbedienza agli ordini. Per ora sono molto soddisfatto della colonna sonora. Ah, è vero, ma l'uscita è di sotto. This way, come on. Yes. Amicia deve fare da Lucifera. Ah. Poverina, ogni volta si brucia la mano. Non c'è un comando per gettare il bastone. Ah, ma spariscono in modo un po' magicoso a volte. Ok, se premo tasto destro lo butta prima. The crypt. Oh, thank you. We can get out of here now. Yes, far, far away. Ormai credo sia pomeriggio. Gli orrori più brutti li vivremo di notte. Qui abbiamo avuto problemi perché eravamo al chiuso. Cioè, che sfiga. Ah, perché eravamo nella cripta, credo. Dico che sfiga perché di solito le chiese sono tappezzate di finestre, rosoni e quant'altro. E quindi la luce comunque filtra. Invece qua niente. Però di giorno all'aperto non dovrebbe esserci pericolo di venir accerchiati dai ratti. Il problema si presenta in forma molto più minacciosa di notte. Avevamo detto custodia, sì, voglio poter raggiungere la precisione di tiro massima il prima possibile. Not bad. Not bad at all. E poi la tasca. Well, that looks a lot better. Così posso portare più risorse. A proposito, non è che per caso posso tornare indietro? No, peccato. Non posso riprendere quegli oggettini. Come on, I'll help you. Of course. Di giorno però la minaccia sarà costituita da... Oh, what's that on the ground? Should we go anyway? Yes, we've managed to get this far. We'll be fine. Just stay close. Una bella schifezza. Di giorno il pericolo sarà rappresentato da l'Inquisizione. Quelli stanno ancora dando la caccia ad Amicia e Hugo. What's that stuff on the walls? I don't know. Questo è lo schifo supremo. Did that? You think so? Yes. We're in a nest.
So, they're going to be even more angry? Io qui ci butterei una bella bomba atomica. Ok, siamo nel Medioevo, niente bomba atomica, però un po' di fuoco greco. Che schifo. Alicia, you mustn't touch the walls. Yeah, it's burning my throat. Sarà pestilenziale l'aria. Over there, light, we're there, Hugo. Run, Hugo. We did it. We did it. We did it. We... Amicia, I want to see Mommy. I don't want her to be dead. Hugo. I want her to come back.